Gianluca è un medico del Policlinico Umberto I di Roma. La malaria l'ha presa lì, in Africa, dove spesso viaggia per lavoro. Luoghi in cui ancora si può morire per la puntura di una zanzara, quella anofele. La malaria è una malattia infettiva causata da un parassita, il Plasmodium, e si trasmette attraverso la puntura di una zanzara appartenente alla specie Anopheles, che fortunatamente non è presente in Italia, mentre è molto diffusa ed endemica nelle zone dell'Africa subsahariana, America centro-meridionale e sud-est asiatico. Consideri che il 40% del territorio mondiale è infestata da questa zanzara. E questa è la mappa dell'epidemia. 106 paesi, 200 milioni di persone contagiate ogni anno, più di mezzo milione quelli che non ce la fanno, donne incinte e soprattutto bambini con meno di 5 anni. Una realtà per noi lontana, la malaria la ricordiamo nei racconti dei nostri nonni, di chi ha vissuto più di 50 anni fa, eppure oggi ritorna a bussare anche alle porte di casa nostra. Nel nostro paese la malaria è soprattutto una malaria di importazione. Colpisce prevalentemente tre categorie di soggetti: coloro che si recano per turismo nelle zone endemiche, operatori o lavoratori che per motivi professionali vanno sempre in zone dove è diffusa la malaria, ma recentemente un'altra categoria di soggetti che viene colpita sono soprattutto gli immigrati che si sono stabiliti in Italia e che si recano nei loro territori d'origine per trovare i familiari. Primo aspetto fondamentale è attuare una corretta chemioprofilassi, che va iniziata prima di recarsi nelle zone endemiche, va proseguita per tutto il periodo di permanenza e continuata dopo che si rientra in Italia. Ci sono vari farmaci a disposizione che possono essere individualizzati in base alla zona in cui ci si reca. Che sintomi aveva? In quanto medico se ne è accorto subito, ha pensato subito alla malaria? Sì, avevo dei dolori articolari molto forti, una febbre molto alta e poi soprattutto ero stato da poco in un luogo dove sono stato punto da tantissime zanzare, nonostante le precauzioni, per cui 2 più 2 ho pensato appunto è la malaria. Il grosso problema è fare una diagnosi precoce, perché se si riesce a diagnosticare precocemente, il più rapidamente possibile, un'infezione malarica, oggi abbiamo a disposizione dei farmaci efficaci che sono in grado di curarla, diciamo, nel 100% dei casi. La diagnosi è veloce, basta un prelievo di sangue e con un test di laboratorio in poche ore si hanno i risultati. Condizioni semplici ma a volte inaccessibili per chi vive nel sud del mondo. Qui il parassita diventa sempre più resistente ai farmaci e un terzo di questi è inefficace perché contraffatto. Non resta che sperare nel vaccino. È stata fatta una sperimentazione col vaccino antimalarica recentemente e ha portato dei buoni risultati. Questo rappresenta uno degli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre chiaramente alle misure comportamentali di controllo della diffusione del vettore, cioè della zanzara che causa la malaria. È molto importante effettuare studi e ricerche sulla disponibilità di un vaccino che possa essere efficace e coprire e ridurre in maniera notevole la diffusione di questa infezione.